Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo Scopriamo insieme le creazioni in resina. Allora, oggi ho fatto, cioè ieri, ho fatto, beh, più che altro questo è la cosa che mi interessa di più perché anche se non è niente di così particolare come vedete, mi è venuta voglia di fare questi, appunto dopo aver fatto il video di ieri. Mamma mia, come mi sto spiegando bene già da subito. Perché vi dicevo che gli orecchini che ho fatto ieri, appunto, si sono intrecciati, non l'ho manco fatto apposta. Sono molto molto carini, però appunto non sono dei colori che saprei molto bene come abbinare, quindi ho cercato di fare dei colori che potrei benissimo indossare. Appunto andrò a montarli, non credo che lo farò in un video, ma visto che appunto il procedimento è identico a quello di ieri, ma appunto li potrò indossare. Perché? Perché questi, la luce fa schifo, sono in teoria rosa fluo, in pratica diciamo un bel fucsia intenso. E stanno bene sia quando mi vesto particolarmente di nero o anche tipo ho una o due maglie che sono tipo di questo colore, quindi starebbero bene. E infatti di questo colore ho fatto sia questo che sarà un paio di orecchini che questo che è vabbè, già che ci sono tiro fuori, tanto ho fatto solo questo di questo stampo. Ho guardato sto stampo, ho detto questi sono per dei ciondoli. Ma quale effettivamente mi metterei? E stranamente ho scelto lo stampo che di solito non faccio mai, quello che evito sempre, perché diciamo che è quello che è meno un pugno nell'occhio, gli altri sono tutti veramente giganti. E quindi pensavo di metterci. In realtà l'ideale sarebbe una collana di quelle, oddio, quelle nere di stoffa tipo. Ce la aggancio qui e basta. E starebbe molto bene, secondo me. Quindi appunto ho fatto tutta la parure abbinata. Con anche il bracciale addirittura, ecco, questo è quello che sono più insicura sul fatto se lo userò o no, perché comunque questi bracciali qui, i bangle, non è che siano troppo comodi da usare, se proprio vogliamo essere sinceri, adesso lo provo, perché come sapete, forse, non so se ve lo ricordate, ma ne ho varie dimensioni, ho cercato di prendere il più grande, ma magari non ho trovato il più grande di tutti, mi va bene? Sì, ok, perfetto, mi va bene. Oddio, forse è troppo largo, rischio di perderlo. Però sì, cioè immaginatevi questo, la collana e gli orecchini. Ecco, in questo caso se li metto tutti, forse è il caso che mi vesto solo di nero perché sono un po' esagerati, se no. Aia, aia, aia. Devo limarlo decisamente, se no mi ammazzo proprio. Non so quanto si veda, ma qui è taglientissimo. E secondo me viene una cosa molto interessante. Poi, visto che io non sono molto brava ad abbinare i colori, li ho fatti questi qui sul nero. Quelli con le stelle non so sinceramente se li userò mai, non mi fa impazzire come orecchino la stella. Però appunto questi qui che a parte che sembrano, cioè sono fatti in modo molto semplice, ma sembrano tipo di acrilico acquistati invece che fatti a mano. E questi qui però essendo neri praticamente stanno bene con qualsiasi cosa. Il gatto sta facendo danni, mi sa che ha staccato le tende, arrivo. A volte capita che il gatto faccia cadere una tenda perché è scemo in sostanza. E stavolta ne fate cadere due. Va bene, fantastico. Comunque dicevo, anche questi appunto sono uguali. Appunto, vedete, cioè, boh, mi sembrano acquistati, tipo, non lo so, non sembrano fatti a mano. Però appunto con la stellina, non lo so. Una volta li avrei indossati sicuramente, adesso. La stellina come orecchino o come gioiello in generale non è che mi faccia proprio impazzire, però non si sa mai, adesso poi li farò, ma prima di farli devo comprare perché userò questi d'argento, però come vedete non ne ho decisamente abbastanza, quindi devo comprarne altri. Mi sa che mi toccherà comprarli su internet, dal vivo non so se li troverò mai da qualche parte. Poi, allora, ho fatto questa. Ecco, già si vede così, è la mela avvelenata di Biancaneve. E mi è stata suggerita in un modo molto carino. E non so però se è venuto bene. Adesso vediamo. Ma che cazzo? Ma sto pigmento verde da dove cavolo è uscito? Sono confusa. Ma va bene. Dicevo, se riesco a tirarlo fuori, ma non è completamente asciutta, com'è possibile? Se riesco a tirarla fuori, vediamo se è venuta bene o no. Ok, ce l'ho fatta, non so perché ho fatto così fatica. Allora, l'idea che mi ha dato Joe, grazie Joe, bellissima idea, era di appunto usare l'effetto petrelice nella parte davanti, perché appunto questa parte davanti è il veleno e quindi ci sta di brutto. Il punto è, uno, come vedete il pigmento, anzi la resina con il pigmento verde è andata ovunque. Anche se ne avevo messa poche, in realtà non so perché è andata in giro così a caso e quindi si vedono delle macchie intorno. Ma neanche troppe, ero riuscita a pulire lo stampo abbastanza. Ma soprattutto, cioè, non so che colore sembra dal video. Però
Ma io ho usato il verde, proprio verde, si chiamava verde foresta, quindi un verde scuro non assolutamente tendente all'azzurro, eppure è diventato più azzurrino come colore. Cioè sembra che ci abbia messo anche del blu e invece no, quindi non so come sia possibile che il verde sia diventato un po' più azzurro, ma vabbè. Mentre si stava asciugando la vedevo proprio blu, adesso sembra più verde petrolio, però vabbè. Non capisco come mai, ma è così. E niente, comunque l'effetto è davvero carino, con la parte avvelenata con il petrolisce effettivamente rende un sacco, gran bell'idea, grazie per il suggerimento. Poi mi sono un pelino sbizzarrita con i glitter in queste creazioni, si vede. Allora, questa qui. In questo ho messo, come vedete, tantissimi tipi di glitter azzurri. In nessuna di queste creazioni ci sono dei pigmenti, sono tutte colorate solo con tanti tanti glitter. E questa appunto è azzurra, bellissima, con tantissimi tipi di glitter diversi. Bellissimo, mi piace un sacco. Yes, molto bene. Questa qui invece è sul rosso. In effetti mi era venuto in mente gabbia toracica all'interno, quindi sangue rosso, insomma, mi è venuto in mente questo ragionamento un po' creepy. Ma anche qui ci sono tantissimi glitter ed è molto carina. Quanto mi piace il glitter, ragazzi! Oh, la vita senza glitter sarebbe terribile! Sì, le perle di saggezza di Erika, vabbè. E quindi anche questa è molto carina, però mi piace di più questa. Non lo so, vabbè, l'azzurro mi piace di più comunque come colore piuttosto che il rosso. Questi qua ho usato dei glitter che non sapevo neanche di avere, li ho trovati in una scatola in cui ho un sacco di roba che ho trovato tipo nelle box, così non ho mai usato, ma ok. Che carini. Allora, madonna, che casino, non si vede niente. I glitter che intendevo, ecco qua dietro si vedono meglio, sono questi qui che sono a stella. Sia grandi con i buchi in mezzo che più piccolini, e ci sono sia dorati che grigio scuro, non so quanto si veda, e i riflessi olografici sono molto evidenti. Non so perché davanti si vedano meno, mi sa che le stelle grandi galleggiano e davanti ci sono solo quelle piccole. Vabbè, comunque, cioè, come vedete, ci sono dei riflessi pazzeschi, proprio bellissimi sti glitter. Mamma mia, molto belli. Quest'altro invece ho usato glitter rosa, viola e company. Boh. Qui forse ho davvero esagerato con i tipi di glitter che ci ho messo, ne ho messi troppi. Sì, dandomi alla pazza gioia ho esagerato, però vabbè, ci può stare. Non mi dispiace, dai, nulla di esaltante. Ero in vena di fare dei polpi, come vedete. Questo qui gli ho fatto i tentacoli, in alcuni si vede, in altri no, che sono trasparenti, quindi dovrebbe essere di due colori in teoria. Eccolo qui. Sì, ora si vede ancora meno che ci sono dei tentacoli trasparenti, ok? Comunque l'ho fatto viola con qualche glitterino sparso. Questi glitter hanno un riflesso tipo arancione, che strano. Però è molto carino. Mi piace, mi piace. Per questo ho provato a fare un effetto che non so se viene, perché non ho mai provato effettivamente a farlo. Ho usato un pigmento verde. Era tipo verde oliva in polvere e ho aggiunto quel pigmento che uso a volte, fluo, che a meno che non si mescola tantissimo rimane un sacco agrumi. L'ho mescolato poco apposta perché volevo che facesse l'effetto maculato, ma a parte qualche macchiolina qua e là, l'effetto maculato non è venuto molto sinceramente. E quindi alla fine è solo verde, non è che ci sia molto sostanza. Infine questa qui, anche questa ha un sacco di glitter ma non si vede perché ci ho messo anche uno strato colorato dietro. Eccola qui. Mi aspettavo qualcosa di molto meglio sinceramente perché ho messo da questa parte glitter viola, da questa parte glitter uguali ma sul rosa chiaro. Non lo so, non mi piace. C'è qualcosa che non va. Boh, forse la parte rosa dovevo evitarla. Questa parte qui sta bene anche perché è abbinata allo sfondo ma... La parte rosa in cui ci sono i buchi trasparenti e si vede dietro il viola, non lo so, non mi piace granché. Devo dire che non mi convince neanche un po'. E la resina viola qua dietro è morbidina molto. Quindi sì, questa non... mi aspettavo qualcosa di più carino come queste, doveva essere piena di glitter così, invece è. Bene ragazzi, quindi queste erano le creazioni per il video di oggi. Tra l'altro, manco farlo apposta, da una parte ci sono quelle super super basic che vorrei usare per gioielli, poi da questa parte quelle super mega glitterose, eccetera. E niente ragazzi, è la mia preferita, non ne ho la più pallida idea. Secondo me quando avrò montato gli orecchini, questi qui fucsia saranno i miei preferiti. E niente ragazzi, fatemi sapere qual è la vostra preferita e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!
Sì.